Una bara poggiata sul terreno e sopra la stola è il libro della Sacra Scrittura. Tutto attorno migliaia di persone con occhi lucidi, increduli, ma con la certezza e la fede nel cuore che quel Dio che lui ha servito per 34 anni come presbitero lo ha accolto nella sua misericordia. Così Porto Cervo ha dato l'ultimo saluto a Don Raimondo Satta, parroco della parrocchia di Stella Maris e direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Tempio e Sassari, morto domenica scorsa dopo una breve malattia a 62 anni. Le esequie sono state celebrate nel sagrato della chiesa, un piccolo gioiello di architettura voluta dal principe ismailita Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda. Non sia turbato il vostro cuore. Mai siamo sufficientemente preparati alla morte nostra e di una persona cara. E quando questa arriva, nei tempi e nel modo come ha raggiunto Don Raimondo, il turbamento è ancora più acuto e doloroso. Le parole di Cristo, pertanto, arrivano come dolce balsamo per la nostra anima. A presiedere l'Eucaristia il vescovo della diocesi di Tempio Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, con lui i vescovi sardi guidati da Monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, che per essere presenti hanno rimandato un incontro già fissato, e poi centinaia di sacerdoti, diaconi, le autorità civili e militari, i sindaci di Arzachena e Olbia, i vertici del consorzio, l'armatore Vincenzo Onorato e il cantautore Piero Marras. La sua vita, il suo ministero, il suo insegnamento saranno l'eredità culturale, pastorale e intellettuale che lascia, commosso il saluto della sua comunità. È stato per noi innanzitutto il bel pastore. Ci ha educato alla bellezza. Ci ha educato alla bellezza di Cristo, alla dolcezza della nostra mamma, alla forza dello spirito, ci ha educato all'amore del padre. Un mondo complesso, quello di Porto Cervo, fatto di VIP che Don Raimondo è riuscito a tenere unito e a guidare, ha detto il sindaco Roberto Ragnedda. Padre Buono, che è riuscito a coinvolgere una comunità spesso litigiosa, e con la tua forza, proprio con la forza dell'amore, sei riuscito spesso farci mettere insieme e a collegare anche un territorio molto diviso, diviso da campanilismi futili, che tu sei riuscito a farci superare. Nelle parole del fratello Don Gianni Satta, le ultime pronunciate da Don Raimondo. La parola che mi ha rivolto Raimondo in questi ultimi giorni. Ho goduto il ministero, meglio. Ho goduto il presbiterato. E questa frase, apparentemente strana, godere il presbiterato, dice tutta la sua vita. Tu sei mio buon Gesù, insieme al tuo perdono. La nostra parrocchia poi, Stella Maris, dei bei significati, delle sollecitazioni, delle immagini. Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre.